la scelta del collega Mendola di suggerire, diciamo così, anche al suo gruppo di non partecipare a questo dibattito. Noi invece pensiamo che finalmente sia ora, data la drammaticità della situazione, di aprire una discussione nelle aule parlamentari. Unità sì, ma innanzitutto responsabilità. Io voglio dire solo due cose, poi avremo modo di intervenire nuovamente. La nostra partecipazione alla coalizione contro il Daesh, che peraltro è partita ad agosto del 2014, più di un anno fa, sulla base di una semplice risoluzione, non ha impedito il perpetuarsi delle tragedie sul terreno, non ha impedito gli attentati a Beirut, l'abbattimento dell'aereo russo, non ha impedito quello che è successo, la tragedia a Parigi, non ha impedito Tunisi. Allora interroghiamoci se quella è la strada giusta. Grazie, onorevole Duranti. No, ha concluso il suo tempo. Grazie, onorevole Duranti. Onorevole Duranti, abbia pazienza. Onorevole Tofalo, grazie. Grazie, onorevole Tofalo. Noi ci asterremo su questo emendamento perché siamo convinti che la lotta al terrorismo a Daesh vada fatta, per cui non condividiamo la soppressione del comma 9 dell'articolo 2. L'abbiamo detto molto chiaramente. Abbiamo detto altrettanto chiaramente, però, che vada fatta una strategia a lungo termine, l'abbiamo detto in ogni stanza, per cui riteniamo ancora una volta questo DL completamente nuovo, vuoto, rispetto anche a quello precedente che era altrettanto vuoto. In quello precedente sono stati fatti errori gravissimi. Qualcuno ancora si vanta oggi, lo sento parlare nelle televisioni, nell'aver innalzato le pene. Cioè, signori, stiamo parlando di innalzare le pene a chi è pronto a mettersi delle bombe addosso e a farsi saltare nelle metro negli aeroporti. Non serve a nulla. Non prendiamo in giro le persone. Io chiamo tutti a un senso di responsabilità. Abbiamo creato nello scorso DL antiterrorismo, nell'articolo 2, una strana, ambigua blacklist alle dipendenze di un ministro Alfano. Ancora non si è capito come viene scritta questa blacklist, che va a oscurare i siti di connotazione jihadista, e il giorno prima dell'attentato di Parigi c'è stata un'operazione stupenda dei Carabinieri del Rosso, ai quali ancora mi complimento, partita nel lontano 2010 proprio su un'indagine su un sito di connotazione jihadista, dove era stata creata un'università virtuale. Quel DL antiterrorismo era sbagliatissimo, aveva fatto 10 anni fa, non siete stati bravi, vergognatevi, oggi è un errore perché state bloccando l'intelligence e gli analisti. Secondo, con questo DL missioni andate a mettere nuova benzina ad un mostro creato dai vostri errori. Io sono convinto, Hollande adesso va a stravolgere la Costituzione, io sono convinto che il popolo francese ed Hollande quasi sia dispiaciuto di quando dei loro predecessori negli anni 50 bocciarono e contrastarono la formazione del CED, la Comunità Europea della Difesa. Perché? Perché si vantavano, ancora oggi lo fanno, della grande force de frappe. Beh, io immagino che la notte dopo Hollande abbia pensato esattamente, molti francesi abbiano pensato esattamente al 52, quando fu bloccato dalla Francia la CED. Siete stati bravissimi, e qua mi rivolgo al collega, simpatico collega Rocco Buttiglione, a creare l'Europa dei tecnocrati e l'Europa delle banche. Avete fallito nel creare l'Europa dei cittadini sicuri. Bastava che Hollande avesse alzato la bandiera europea al posto di stravolgere la Costituzione, al posto di presentare un nuovo Patriot Act all'americana. Abbiamo visto i risultati e voi continuate a fare questi errori. Va creato subito, subito, un database a livello europeo che faciliti uno scambio informativo tra l'intelligence. I soldi vanno spesi così, e non parlo di condivisione di segreti di Stato, parlo di condivisione di informazioni anche delle polizie, dell'Interpol, anche informazioni banali, perché queste informazioni, l'abbiamo visto a Parigi, l'abbiamo visto all'11 settembre, entrano nei circuiti dell'intelligence, ma non c'è poi la bravura e lo scambio informativo tale da far arrivare queste informazioni ai vertici apicali a prendere le giuste decisioni. In questi giorni stiamo vedendo un continuo allarmismo. Ogni giorno ormai il Daesh sta vincendo su questa cosa qui. Questa è una cosa che tutto questo Parlamento deve riconoscere. Allora io invito grande maturità, visto che questo DL è vuoto se non in un articolo, che è quello 7 bis presentato al Governo, sul quale tutti ci stiamo confrontando e stiamo lavorando seriamente, e la mia forza politica posso dire che sta lavorando seriamente su questo articolo, cerchiamo di trovare una strategia
a breve termine, ma soprattutto a lungo termine. Se continueremo, ripeto, a dare benzina a questo mostro, non risolveremo questo problema non nei prossimi 10, 20 o 30 anni, ma nel prossimo secolo almeno. Daesh è un mostro, va abbattuto, ma va cambiato totalmente l'approccio verso l'Islam, va cambiato, le prime vittime sono loro. Se questo Parlamento non cambierà rotta rispetto a tutti i DL missione, DL antiterrorismo precedenti, cara signora Presidente, non risolveremo il problema, ma risponderemo sempre all'odio e al terrore con altro odio e terrore. Ci sono morti innocenti da una parte e dall'altra. Io invito davvero a risparmiare un po' di soldi inutili, a prendere, a togliere questi soldi inutili per finanziare finte missioni di pace e a investirli prepotentemente nella costruzione di un'intelligence europea anche a discapito di sovranità di intelligence di ogni singolo paese. Grazie, è scritto a parlare a titolo è scritto a parlare il deputato Pini. Grazie Presidente. Devo fare i complimenti al collega Toffolo per essere riuscito a spostare l'attenzione rispetto al tema prevalente invece dell'emendamento. Comunque capisco anche l'imbarazzo che alcuni dei suoi colleghi hanno provato evidentemente ad astenersi rispetto a una richiesta di cancellazione di 65 milioni di euro destinati al contrasto al terrorismo che è indicato come Daesh, forse per nascondere quello che è la vera parola più conosciuta, il vero concetto più conosciuto all'interno del mondo occidentale, cioè lo Stato islamico, perché di questo si tratta. Non accettiamo, collega Amendola e collega Buttiglione, le lezioncine di buonismo e di conformismo. Qui si sta parlando di un tema molto secco, molto netto.